Quando parliamo di Unione Europea dobbiamo considerare che certamente vi sono molti problemi per portare avanti questo processo di integrazione, vi sono tante difficoltà, ma dobbiamo considerare la grande utilità che l'Unione Europea ha offerto, soprattutto le condizioni di pace che ha creato dal secondo dopoguerra in poi. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Non dobbiamo mai dimenticare che cosa eravamo dopo il secondo dopoguerra, dopo due conflitti mondiali, la povertà che c'era in Europa e il benessere che abbiamo potuto avere grazie anche alle possibilità offerte dalla cooperazione sul piano europeo, dall'Unione Europea. Va detto che spesse volte consideriamo l'utilità dell'Unione Europea solamente per i soldi che possiamo prendere, per i contributi per realizzare qualche iniziativa, eccetera. E certamente i contributi sono importanti per realizzare varie opere. Ma dobbiamo tenere presente che le principali utilità, il principale vantaggio offerto dall'Unione Europea è quello di creare le condizioni affinché i cittadini, individualmente o nelle loro organizzazioni, istituzionali, sociali, eccetera, possano sviluppare se stessi e promuovere il benessere in termini generali. Questo è il vero vantaggio dell'Unione Europea, il fatto dell'apertura dei confini. Certamente ora vi sono problemi con l'immigrazione, ma vi è l'impegno dell'Unione Europea per garantire anche maggiore sicurezza. Evidentemente su questo piano si dovrà continuare ad andare avanti. Uno dei programmi particolarmente importanti e utili da questo punto di vista è costituito dal programma Erasmus, un nome che ormai è molto conosciuto. Il programma Erasmus è stato promosso nel 1987 allo scopo di consentire agli studenti di compiere studi non solo nel loro paese d'origine, ma in vari paesi europei per avere varie esperienze, per arricchire il loro bagaglio di conoscenze per affrontare meglio il futuro. Il programma Erasmus ha avuto un'evoluzione ed ora si chiama Erasmus+, Erasmus Plus. Questo Erasmus Plus consente un maggiore spazio ancora per gli studenti, per i professori ed anche per coloro, per quei giovani che vogliono compiere esperienze di lavoro, esperienze di formazione professionale all'estero in termini generali. C'è un coinvolgimento universitario giovanile di grande importanza. L'Unione Europea monitora in termini concreti e molto attenti questo fenomeno ed avendo visto che vi è un successo, che molti richiedono di aderire a questo programma, ha ritenuto opportuno aumentare per il periodo 2021-2027 i fondi a disposizione del programma Erasmus+. Una dotazione molto importante di fondi che va a 30 miliardi di euro. Si prevede che con questi fondi vi possa essere il coinvolgimento di oltre 12 milioni di giovani, di studenti, anche di professori, comunque di persone che possono circolare per l'Europa per avere una formazione che servirà per il loro futuro. Questo è un grande vantaggio da parte dell'Unione Europea.